Giovedì 11 maggio, buongiorno e benvenuti a ore 12. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Nicoletta, tutto bene? Tutto a posto, tu? Che bello, sì, anche oggi siamo in diretta con tanti ospiti per raccontare storie, eventi che animano Cremona e dintorni. Oggi ci spingeremo a dire la verità anche nella Parmense, nella zona di Busseto, perché c'è una bella iniziativa che è partita già da qualche giorno con un'opera di Verdi, Masnadiere, ma che proseguirà poi fino al 31 luglio. Tanti eventi, concerti, spettacoli, sagre, insomma veramente un po' di tutto. Ne parleremo con gli organizzatori. Tra i nostri ospiti ci sarà anche Anna Maria Ameo, direttore generale del Teatro Regio di Parma. E poi oggi con il nostro veterinario conosceremo una nuova razza e in studio avremo un ospite speciale, perché ci sarà una Labrador di 4 anni, il suo nome è Dior, e quindi siamo pronti a coccolarci e a scoprire tutti i risvolti e i dettagli di questa razza. Brava, molto brava, dolce. È già arrivata? Sì, è già arrivata. È brava? Sì, è bravissima. Benissimo. Senti abbaiare? No? No. Quindi è bravissima. A parte le solite urla, ma diciamo di origine diversa. Quelle sono le nostre. Le nostre. Quelle le nostre. Siamo... Delirio pre-diretta, esatto. Praticamente. Ok, allora, poi di cosa parleremo? Ah, ci sono i nuovi vertici dell'Associazione Diabetici di Cremona. Sono stati nominati recentemente e come al solito ci sarà la possibilità di parlare di una serie di eventi che arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Lo faremo tra poco, appunto, quando conosceremo i nuovi vertici dell'associazione. E poi la nostra rubrica dell'uncinetto con la nostra Monica, che oggi ci insegnerà a fare dei fiorellini e delle collane particolari con questi fiorellini. Quindi uncinetto pronto, perché ci sarà da lavorare. E poi, come ogni giovedì, ci sarà la nostra Cinzia Fiora, che si prenderà cura dei miei capelli e mi farà una bellissima conciatura, così almeno finalmente mi pettinerò. E quindi giovedì tu aspetti che arrivi la esatto, parrucchiera direttamente. Esatto, vedi che sono tutta pettinata, in diretta, approfitto. Mamma mia, ma anche, poi farò venire il barbiere qualche volta. Ecco, bravo. Perché poi i barbieri non si possono più chiamare così, si offendono, bisogna chiamare anche loro parrucchieri. Ah, stylist. Hair stylist. Va bene. Allora, va bene. Oggi dicevamo che è l'11 maggio. 11 maggio, 1860, ti dice qualcosa? 1860. Garibaldi, l'Unità d'Italia, lo sbarco dei mille, okay. Lo sbarco dei mille a Marsala di Garibaldi. Oh mille, in questi tempi di vergognose miserie, giova ricordarvi, l'anima si sente sollevata pensando a voi. La nostalgia di Garibaldi in queste parole, in questa foto, insomma, che rappresenta... Beh, foto direi di no. Questa immagine, scusate, che rappresenta quel momento ovviamente che ha segnato la nostra storia. E poi 11 di maggio, sì, è anche il compleanno di un grandissimo stilista italiano. Stiamo parlando di Valentino Garavani, che oggi compie la bellezza di 85 anni. 85, sì, hai capito. Sì, 80, stilista di fama mondiale, quello qui in una fotografia. Beh, una foto di qualche anno fa, Sì, è un po' che non si fa vedere in pubblico. Avrei i suoi motivi. Vabbè, insomma. Comunque grande maestro ovviamente della moda italiana. Appuntamenti questa sera alle 21.30 all'antica Osteria del Fico in centro a Cremona per la rassegna Leggere Fico, curata da Mario Feraboli e Andrea Cisi. Si terrà un incontro con Leonardo Radicchi, scrittore e musicista. Radicchi è autore di In Fuga. Il libro raccoglie 8 storie, racconti che hanno la fuga come tema comune. Grande, grande successo ieri sera al Ponchielli per regina del rock, Patti Smith. Oh, Patti Smith, c'era un po' di gente. Ancora una volta il Ponchielli gremito, tanto per cambiare. Già era gremito l'altra sera con il concerto di Fiorella Mannoia, e anche ieri sera, insomma, grandi apprezzamenti, grandi applausi per Patti Smith. Ah, eccola qua. Sentiamo anche un po' di della sua voce. Go nowhere, no future at all. And if there's one thing I could do for you, it'd be a tie. Eccola
Ecco, infatti Smith ha aperto il concerto con Wing, con i suoi anfibi neri d'ordinanza, ha calcato il palco del Ponchielli. Questo è un piccolo tour di 7 date, ha detto, l'abbiamo intitolato Grateful, perché siamo grati a tutti i nostri fan italiani che ci seguono dagli anni 70 ad oggi. E non, è a, non sono mancate le canzoni degli autori più noti, da Bruce Springsteen con Because the Night a Bob Dylan, e di Bob Dylan ha proposto la stessa canzone che aveva proposto durante la consegna dei premi Nobel, Hard Rain's Gonna Fall. Fan scatenati, fan scatenati. Senti, senti che applausi. Brava, brava, brava. E adesso che arriva, no? Perché noi ci siamo abituati no, ad artisti di livello. Ricordiamo, ricordiamo gli appuntamenti di questa sera su Cremona 1, alle 20.30 una nuova puntata dei Gioielli sotto casa di Piero Brazzale, e scopriamo dove ci porta in questa puntata. Il nostro itinerario oggi vi porto alla scoperta di un gioiello meraviglioso in provincia di Mantova. Sono qui con il vice sindaco di San Benedetto Po, Vanna Bondavalli, al quale chiedo subito perché un telespettatore deve scegliere questa località per un'escursione fuori porta. Perché il complesso monastico di San Benedetto Po era considerato la Monte Cassino del centro nord, perché è una bellissima località, una bella cittadella raccolta tra fiumi e campagne, argini, sentieri, e perché qui Matilde di Canossa veniva spesso. Un motivo per arrivare qui. Matilde ha voluto essere sepolta qui, per cui ci sarà stato un motivo. Sì, la cosa che mi ha colpito arrivando qui questa mattina è arrivare da questa strada lungo l'argine, si arriva in questo paesino, possiamo dire abbastanza piccolo, e uno arriva in centro e trova questa basilica che è veramente molto spettacolare. Sì, molto spettacolare e artisticamente molto bella, anche perché qui lavorò parecchio Giulio Romano e cercò proprio in questa basilica di preservarla e di lavorare e di mantenere quella che era la basilica degli anni 1000. San Benedetto Po sarà la protagonista della prossima puntata dei Gioielli sotto casa. Vi aspetto giovedì sera a partire dalle 20.30. Bene, 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 un'altra bella puntata per scoprire le nostre bellezze del territorio. Alle 21 poi ci sarà la dottoressa Subacchi in perfetta salute con Federica Bandirali, altri dettagli ovviamente per tenersi in forma secondo le intolleranze alimentari, e poi alle 21.30 cosa c'è? Uno alle 21.30 torna, sì, la piazza con uno speciale dedicato al settimanale Mondo Padano, settimanale cremonese che tutti conosciamo, che anche quest'anno premia i cremonesi dell'anno. Sono tanti, ricordiamo il premio per l'attività pubblica, è stato premiato il titolare della Steel Color, poi il premio per la solidarietà, premiate le cucine benefiche, il premio per la cultura, avremo questa sera in studio, finalmente l'abbiamo inseguita per tanto tempo, anche qui a ore 12, ma non siamo mai riusciti ad averla. Sempre Angela, impegnata. Angela Cauzzi non è impegnata, insomma, è refrattaria alle telecamere, però il sovrintendente del Teatro Ponchielli, della Fondazione Ponchielli, sarà questa sera appunto alla piazza, perché è una delle personalità cremonesi che ricevono il premio quest'anno da Mondo Padano, e quindi vi aspettiamo dalle 21.30. Perfetto, ti lascio ai nostri primi ospiti allora. Vado, vai, corro, verso il divano. Volo, eccoci qua. Buongiorno, benvenuti. I nuovi vertici dell'Associazione Diabetici Cremonesi, buongiorno alla nuova presidente Mirella Marusic, e insieme a lei abbiamo anche il consigliere Marco Cavalieri e poi abbiamo il volontario Franco Ceresa. Allora, intanto, Presidente, due parole. Lei è stata eletta recentemente? Sì, il 4 aprile. Il 4 aprile, sì. Quindi insomma poco più di un mese fa. Sì. E che cosa vuol dire diventare Presidente dell'Associazione? Beh, importantissimo, perché l'Associazione innanzitutto è un'associazione già avviata, perché certo, c'è stata la grandissima Presidente che mi ha preceduto, Madini,
che ha tenuto la presidenza per circa 9 anni, per cui ha portato anche l'associazione a dei livelli molto alti. Cercherò di mantenerli, ecco. Quindi lei ha dovuto rinunciare perché aveva degli altri impegni e sono subentrata. Io mi hanno eletto e sono molto orgogliosa di far parte di questa associazione. Quanti iscritti abbiamo? Per ora sui 350 iscritti, anzi colgo l'occasione di dire che l'associazione è... Prego. Sì, l'associazione promuove ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita e tutelare gli interessi del diabetico, promuove quindi iniziative di educazione terapeutica e anche cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia diabetica. Quindi certo. È importante, quindi se qualcuno è interessato, perché molte persone magari non sanno che esiste questa associazione, quindi si possono iscrivere per ottenere anche informazioni. Cioè, vengono lì via San Sebastiano, che è la nostra sede, dove c'è l'AS, la TTS, insomma. L'AS è aperta il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 18. Aspetti un attimo che forse bisogna sistemare il microfono. Ah, forse non aspetti, stia lì che ci penso io che stava fuggendo. Allora, dicevamo, questa associazione che in realtà è nata quando? Questo posso passare la parola al nostro consigliere. Marco Cavalieri, sì. Allora, eri lo storico. Sì, lo storico. Beh, l'associazione è nata circa 25 anni fa. E quindi ci sono alternati diversi presidenti e quindi abbiamo avuto anche attività anche varie, nel senso che abbiamo cominciato a fare un campo educativo di cui magari parleremo più tardi, già nel 1997. E poi anche tutte le altre attività che facevamo in giro per il centro diabetologico, a fare anche... Insomma, diciamo, nacque un quarto di secolo fa proprio per riunire un po' tutte le persone colpite da questa patologia. Per aiutarli a capire quello che è la malattia. La malattia, a capire, affrontarne perché anche tutti gli aspetti pratici e non solo. Esatto, è una malattia che non sembra una malattia, ma poi alla fine... Quando scoppia qualche cosa è un dramma. Diciamo che bisogna fare attenzione. Prevenire, bisogna fare attenzione. Bisogna saperla gestire. Esatto. E quindi magari anche l'associazione dà ovviamente l'occasione per come dire, creare anche un po' uno spirito, no? Uno spirito per tutto il gruppo e nello stesso tempo organizza anche un sacco di eventi. Esatto. No? Sì. Esatto. Infatti i prossimi eventi per sensibilizzare appunto l'opinione pubblica, uno sarà la biciclettata il 21 maggio, adesso non so... Il 25 mi risulta. No, 21 maggio è la biciclettata. Allora, il 21 maggio che è domenica... Domenica, la biciclettata, ormai tradizionale, ormai la 12ª che facciamo, e proprio per sensibilizzare l'opinione sull'importanza dell'attività fisica. Quindi come strumento di prevenzione del diabete. Certo. Partiremo dalla nostra sede alle 9:30 circa, scortati appunto dalle guardie ecologiche, dai ciclisti cremonesi e dai vigili e dall'ambulanza. Ci sarà un pit stop, quindi a metà percorso, perché circa 25 km, quindi qualcuno se si stanca. Ecco, vedi che c'ero 25. Un ristoro, un po' un punto di ristoro e alla fine ci sarà un ricco pranzo con musiche e danze per le quali ringrazieremo gli sponsor. Infatti adesso passo la parola al nostro volontario che è anche l'organizzazione insieme alla moglie che è nascosta lì e che ci dirà un po' di più sulla nostra bicicletta. Del 21 maggio, sì, allora come funzionerà? Allora, la biciclettata tradizionale ha iscrizione libera e offerta libera. Ogni partecipante però dovrà lasciare il proprio nominativo per l'assicurazione obbligatoria. Il percorso di circa 25 km si snoda nei comuni di Cremona, Pozzaglio e Persico d'Osimo. La ritrovo alle 9 per le iscrizioni, poi alle 9:30 la partenza dalla sede di via San Sebastiano. Si percorreranno i due sottopassi ciclabili di via Persico via Arata e poi la nuova ciclabile di via Brescia. Arrivati a Pozzaglio, poi attraverseremo le località di Solarolo del Persico, Barbiselle e Persico. Arrivati alla cascina Ceresole faremo una breve sosta con ristoro. Ricco.
ricco. Insomma, vabbè, c'è tutto il percorso, ci sarà il ritorno, 25 km, ancora una volta un'occasione per ritrovarsi e per stringersi appunto per tutti coloro che ruotano attorno a questa associazione. Poi il 25 maggio in sede ci sarà anche un incontro con un'esperta. Sì, infatti il 25 maggio alle ore 17, ecco, abbiamo qui nella sede in via San Sebastiano, ci sarà un incontro informativo sul piede diabetico. La dottoressa Manara, responsabile appunto del centro di vulnologia e piede diabetico dell'ospedale maggiore di Cremona, parlerà del il diabete non fermerà i tuoi passi, una sfida per i sanitari, questo è il piede diabetico. E l'incontro è aperto a tutti, quindi chi volesse venire può venire ed è naturalmente gratuito. Ultimo ma non ultimo, un'altra iniziativa dal 24 giugno, di giugno al primo luglio, un'altra attività, il soggiorno di Carisolo, che è in montagna a Trento, per una settimana di relax completo dal 24 al primo luglio, in un ambiente molto familiare, perché l'hotel Danny è ormai consolidato, eccetera, circondato dalla natura, ma sempre sotto la supervisione di un medico. Il medico sarà il dottor Di Lembo e un'infermiera, Lucia Manini, che proporranno incontri su come gestire e convivere con il diabete. Saranno a disposizione anche per ulteriori i consigli e per i controlli che ci saranno. Il soggiorno è aperto a tutti, diabetici e non, familiari, amici, eccetera. Passo la parola a Marco Cavalieri per ulteriori dettagli. Chi vuole partecipare che deve fare, Cavalieri? Ecco. Per partecipare bisogna venire a iscriversi, perché chiaramente abbiamo un albergo che dobbiamo prenotare. Bisogna prenotarsi. Prenotare. Allora, il campo educativo a Carisolo lo facciamo dal 2001, quindi avevamo cominciato prima a fare altri campi, però poi erano località o ambienti che non ci erano adatti. A Carisolo, l'hotel Danny, abbiamo trovato una ospitalità incredibile. Quindi l'albergo a conduzione familiare ci lascia una camera proprio per le nostre riunioni con il medico e l'infermiera, una saletta che chiamiamo infermeria per poter fare i controlli della pressione o eventuali controlli di glicemia, tutto quanto. Si sta benissimo, l'ambiente è interessante, il Carisolo a 800 metri d'altitudine, quindi va bene un po' per tutti. Certo. Abbiamo, e insomma, vedete quante attività, come viva questa associazione, che appunto adesso da poco più di un mese ha anche questi nuovi vertici, a cominciare dalla presidente Mirella Marusic, i vicepresidenti Carlo Dal Conte e Giorgio Nolli. Quindi insomma dimostrate ancora una volta la volontà e la passione con cui portate avanti la gestione di questa associazione. Volevo aggiungere semplicemente gli sponsor che ci hanno aiutato per la biciclettata, perché visto che non lo mettiamo sul giornale, almeno in televisione, la Barilla, il consorzio Provolone Valpadana, Fabrizio di Palazzo Tecchi, la piccola officina dei grandi eventi, frutta e verdura di Graziella e Paolo, la gastronomia Mazzini, gelateria Principe, la panetteria Generali, l'hotel Danny, appunto quello di Carisolo, la forneria di Berneri, latteria Cade Stefani di Vescovato, la latteria Salumeria del Corso di Corso Garibaldi, la panetteria LG di Galbignani, panetteria Pane e Amore, la pasticceria Sanremo e Valcor. Cioè tutti veramente sono molto solidali con questa associazione. Bene, ci fa piacere per voi, complimenti. Allora, primo appuntamento con la biciclettata organizzata dall'Associazione Diabetici Cremonesi il 21 maggio a partire dalle 9, partenza dalla sede. No? Dalla sede via San Sebastiano. Perfetto, grazie alla presidente Mirella Marusic, grazie naturalmente anche al consigliere Marco Cavalieri e al volontario Franco Ceresa. Grazie a voi, grazie mille. Ci fermiamo per qualche istante. Grazie. E abbiamo un ospite speciale, la vedete subito inquadrata qui, lei è Dior, è una Labrador di 4 anni, meravigliosa, la sua padrona si chiama Ileana Dameri ed è qui con noi, ovviamente accompagnata dal nostro veterinario Diego Santini. Ciao Diego. Ciao. Allora, ciao, grazie per la meraviglia che ci hai portato oggi, che è dolcissima, davvero si è già fatta accarezzare da tutti qui nello studio. Allora, Labrador Chocolate, giusto? Sì, un Labrador Chocolate. L'origine di questa razza? Beh, l'origine di questa razza è un po' nel suo nome, nel senso che loro sono, almeno sembra che siano originari della penisola del Labrador. Che è in Canada? Che è in Canada, sì, sulla costa atlantica. Poi dopo
c'è anche qualche teoria che in realtà loro non originino proprio dalla penisola del Labrador, ma dall'isola di Terranova, che è di fronte. Insomma, è comunque una regione che ha dato origine a razze canine importanti, non solo il Labrador, ma anche al cane di Terranova. E hanno un po' la stessa matrice, nel senso che originano dalla necessità un po' dei pescatori di avere di fianco un cane che li potesse aiutare nelle loro pratiche quotidiane. Infatti il Labrador si chiama Labrador Retriever, proprio Retriever perché è un cane da riporto e veniva usato per riportare i pesci, le reti, le attrezzature. E quindi si è sviluppata gradualmente questa razza fatta di incroci di cani da lavoro fino a standardizzare un vero e proprio tipo di cane che corrisponde al Labrador, diciamo, moderno. E le caratteristiche morfologiche? Le caratteristiche morfologiche sono abbastanza tipiche, nel senso che sono cani di stazza media, sono cani piuttosto robusti, muscolosi, sono cani forti, instancabili, sono cani dal carattere molto equilibrato, sono cani dolci. Fisicamente hanno chiaramente la testa piuttosto larga, le orecchie triangolari e pendenti. Sono cani che chiaramente i maschi, come sempre, sono un pochino più grandi delle femmine, arrivano a pesare anche intorno ai 35-40 kg, le femmine invece rimangono un pochino, diciamo, più smilze, anche se smilza non è la caratteristica di questa razza. Esatto, tendono un po' a essere un po' più così, robusti, diciamo. È un pochino meno pesante, intorno ai 30-35 kg. L'altezza media al garrese è intorno ai 56-58 per i maschi e 53-55 per le femmine. E poi ci sono i colori. I colori del Labrador sono il nero, sono il chocolate, come Dior, e sono il miele, che è quello champagne. Quello che è interessante è che all'interno della stessa cucciolata ci possono essere più colori. L'importante è che per lo standard di razza il colore sia uniforme, quindi o nero o chocolate o non possono essere champagne. No, non ci possono essere altri colori. Variazioni. Beh, i Labrador piace sempre molto ai bambini, ovviamente, anche forse per il loro carattere. Sì, il Labrador ha un carattere eccezionale, che ha la capacità di adattarsi alla persona che ha vicino. Coi bambini gioca, si lega molto, ma li rispetta anche molto. Infatti, nonostante le dimensioni, un cane che per i bambini è assolutamente adatto. Come pure è adatto anche alle persone anziane, che invece necessitano di altri ritmi di vita. Ma in tutto questo c'è una caratteristica fondamentale del Labrador, che è l'empatia. Cioè il Labrador sa capire chi ha vicino, sa capire le emozioni di chi ha vicino, le necessità di chi ha vicino, e quindi a quelle si adegua. Infatti è anche per questo motivo che è un cane utilizzato anche per l'assistenza alle persone handicappate, ai non vedenti, nella protezione civile, per esempio per la ricerca di persone che sono disperse sotto le macerie, sotto la neve. Ricordiamoci che uno dei cani che è stato più impiegato, per esempio, nel ritrovamento delle persone dopo l'attentato alle Torri Gemelle, dove riuscivano a unire come razza delle caratteristiche fondamentali, che sono quelle di resistenza fisica, quindi di sopportazione della fatica, a quello che è l'equilibrio mentale, perché sono degli sforzi fortissimi, concentrati in breve tempo, perché una manciata di ore vuol dire la sopravvivenza magari delle persone. Certo. E quindi loro devono dare il massimo, ma mantenendo un equilibrio mentale perfetto. Ecco, allora passo la parola a Ileana, mi confermi insomma questo carattere descritto da Diego? Sì, è un carattere proprio dolcissimo, ubbidiente al punto giusto. Lei ha 4 anni, giusto? 4 Dior ha 4 anni. Sì. E tu come mai hai scelto il Labrador come razza? Perché questo è il mio terzo Labrador. Hai sempre scelto questa razza, quindi No, ho avuto anche altre razze, però ti ha dato grandi soddisfazioni. Il Labrador sicuramente.
Quindi sappiamo che lei è molto attaccata a te, che siete proprio molto in simbiosi. Sì. Quindi lei, come diceva Diego, probabilmente sente anche tutte le tue sensazioni, sente tutto, i tuoi stati d'animo e ti segue di conseguenza. Sì. Senti, come si comporta nella quotidianità, Dior? È tranquilla? Tranquillissima, proprio capisce giusto tutti i miei movimenti in anticipo, ovviamente, però è perfetto, come cane direi perfetto. La porti a passeggiare, le piace passeggiare o tende più a essere pigrotta? Passeggiare e neanche in giardino, proprio belle passeggiate. Senti, l'alimentazione per lei come la curi? Con lei a crocchette. Quindi segui quella commerciale, giusto? Commerciale e... Niente sgarri? No. Sono abbastanza tedesca con lei. Senti, e lei ha a che fare a volte con dei bambini? L'hai vista interagire con i bambini? Sì, con mio nipote che ha 3 anni e mezzo. Come si comporta? Benissimo. Impazzisce? Sì. Quindi è assolutamente protettiva e giocosa come è nella sua razza. Molto. Beh, la faccia dolce, insomma, la nostra Dior ce la conferma, direi. Che problemi possono insorgere dal punto di vista sanitario, Diego? Uno l'abbiamo un pochino già toccato, nel senso che se vogliamo considerare un problema sanitario il sovrappeso, è un problema sanitario. Quindi meglio in questo caso andare di crocchette, quindi dieta commerciale, perché sì, sicuramente è meglio la dieta commerciale. Si va incontro meno al sovrappeso. Al sovrappeso, ma soprattutto riesce a dare una dieta bilanciata e adatta alle necessità del cane, perché chiaramente questi sono cani dal buonissimo appetito. Sono cani anche che come predisposizione di razza tendono all'ingrassamento, e quindi un equilibrio tra quella che è l'attività fisica e quello che è un mangime adeguato alle sue necessità e al suo dispendio calorico è fondamentale. A maggior ragione nei cani sterilizzati, per esempio Dior è sterilizzata, e quindi proprio per il meccanismo della sterilizzazione, che attraverso l'asportazione delle ovaie toglie gli estrogeni, che sono degli ormoni inibitori dell'appetito, venendo a mancare questo freno l'appetito si scatena, e quindi se le diamo da mangiare tutto quello che vuole ci troviamo davvero davanti a una patologia. Senti, ci sono delle necessità particolari per questo tipo di razza, di comportamenti magari da seguire per insomma gestire al meglio le sue caratteristiche? Allora, l'aspetto fondamentale è che è un cane che ha bisogno della presenza del padrone, vive per il padrone, quindi se è un cane che se viene lasciato solo soffre, patisce la solitudine, si intristisce. Al tempo stesso ha bisogno di essere stimolato da un punto di vista mentale, cioè nel senso non possiamo neanche pensare di portarlo in giro senza comunicare con lui, perché ha bisogno di questo. È un cane che adora l'acqua, è un cane che vivrebbe in acqua, almeno normalmente la razza è quella. Nice. E quindi riuscire a unire anche delle parti di gioco che possono essere il bagno, che possono essere il riporto di oggetti lanciati in acqua o anche dal terreno, le passeggiate col proprietario, sono tutte cose importantissime, è proprio la quotidianità. Quello che non dobbiamo aspettarci da un Labrador è che sia un cane da guardia. Scordiamocelo, non farà mai la guardia, anzi l'aggressività è considerata un difetto di razza. Quindi non fa parte della sua indole. No, cerchiamo tutto nel Labrador, ma non ci sono altre razze. La nostra protezione. Senti, quindi quando le fai il bagno non avrà problemi, le piace l'acqua? Sì, assolutamente. Lei diciamo che è abituata, in quanto è pochi mesi che risiedo a Crema e vengo da Genova, per cui tutti i giorni era in mare. Quindi è abituata, anzi, sì. Magari qua le manca anche un po' qua il mare. Le manca, come mancherà a te, immagino. Abbastanza, però insomma risolviamo. Abbiamo anche nei un altro fiumi. Genovese qui in studio, adesso vi metto ecco. Il nostro Francesco Sessa, che è il nostro operatore. Quindi. Sì.
comunque risolviamo andando nel fiume, ecco. Esatto, quindi adesso che arriva la bella stagione si potrà scatenare, la porterà all'aperto. Sì, è già un po' che la porto, perché è abituata a estate, inverno, proprio a contatto con l'acqua. Quindi, meraviglioso. Che prospettiva di vita hanno i Labrador più o meno, come tutti gli altri cani? No, il Labrador può avere un'età media intorno ai 12-13 anni, chiaramente si parla di età media. Sono cani che chiaramente molto dipende dallo stile di vita a cui vengono esposti, se in presenza di una corretta alimentazione, di un corretto stile di vita e di quella che è la medicina preventiva che si può fare, la prospettiva si allunga notevolmente. Quello che è importante è cercare, nel momento in cui si acquista un Labrador, di prendere qualche precauzione, di prendere qualche garanzia e quindi di rivolgersi a un allevatore esperto, serio, perché è possibile anche ritrovarsi con un cucciolo affetto da patologie di tipo ereditario che poi condizionano la qualità di vita, certo, del cane, la qualità di vita del proprietario e anche richiedono magari l'utilizzo di terapie mediche quando è possibile, perché non tutte le patologie sono trattabili, che però si possono trasformare in un boomerang, certo, perché hanno anche effetti collaterali che a lungo termine possono ridurre la prospettiva di vita del nostro cane. Ileana, qual è il momento più bello con Dior durante la giornata? Quello fuori, delle passeggiate sicuramente. Quindi insomma, sì, quando uscite è il momento di gioia e di condivisione. Sicuro. Beh, direi che la nostra Dior si è ambientata bene nel nostro studio, è qua che si fa un bel pisolotto. Grazie Dior per esserci venuta a trovare, grazie mille, grazie a Diego Santini. Grazie a voi. Grazie a voi. Ileana Dameri per essere stata con noi. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. Sono le 12.40, ecco in diretta, vedete già questa inquadratura, ha svelato i nostri ospiti che ci consentono di parlare niente di meno che di Giuseppe Verdi. E infatti parliamo di un'iniziativa che parte da Busseto e che veramente è a 360 gradi con tutte le eccellenze del territorio, a cominciare naturalmente dalla parte artistica e culturale. Verdi l'Italiano, feste musicali a Busseto. E allora, poteva mancare il sindaco di Busseto, che saluto e ringrazio, Giancarlo Contini. Buongiorno. A tutti, buongiorno, oggi in trasferta a Cremona, spero sia piacevole come trasferta. Città piacevolissima, io ho un bellissimo ricordo, la frequento tuttora e non si può dire, ma io ci bigiavo alla scuola, quindi più bello di così. Beh, complimenti. Poi abbiamo veramente il piacere di avere Anna Maria Meo, che è direttore generale del Teatro Regio di Parma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, anche lei insomma una trasferta comunque nella città della musica come Cremona, insomma, direi che Parma e Cremona è un bel città meravigliosa che mi è capitato di visitare e l'ho trovata sempre splendida, davvero. Bene, ci fa piacere. E poi abbiamo l'organizzatore di questa manifestazione di cui parliamo oggi, che è Giancarlo Liuzzi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, anche a lei. Allora, Verdi l'Italiano, feste musicali a Busseto. Si tratta di un programma che certamente è culturale, con concerti lirici, spettacoli, rassegne musicali, mostre, mercati, sagre, dunque un fitto calendario di eventi e manifestazioni per scoprire Busseto e il suo territorio. Manifestazioni che peraltro sono già partite qualche giorno fa, esattamente il 20 aprile, se non leggo male, con un'opera di Giuseppe Verdi, I Masnadieri, di cui vedremo tra poco anche alcune foto e alcune immagini. C'è ovviamente una forte e stretta collaborazione con il Teatro Regio di Parma, anche perché diciamo questo viene un po' considerato una sorta di estensione del Festival Verdi, è così sindaco? In effetti, con le manifestazioni che noi consideriamo collaterali, si celebra l'evento principale, che è la opera verdiana, in questo caso I Masnadieri, replicata dall'autunno scorso in primavera, e poi sicuramente quelle che faremo in ottobre, sempre in collaborazione col Teatro Regio, Traviata. Attorno a queste opere, appunto, tutte le manifestazioni collaterali che danno sicuramente centro all'opera e al Teatro Verdi, in collaborazione con il Regio, che danno centro a tutto quello che è la riscoperta del maestro Verdi, del giovane maestro Verdi, la spiritualità, la piacevole
sua ricerca della campagna, del silenzio. Quella Casa Natale, la Casa Natale Verdi. Certo. Prima abbiamo visto una carrozza della sua collezione che è custodita a Villa Sant'Agata. A Villa Sant'Agata, certo, e abbiamo anche il coupé che è a Palazzo Orlandi Busseto, che è già stato acquistato dalla società sorgente SIAE, dalla SIAE. Ed eccola qua, Villa Verdi a Sant'Agata, che, da cui abbiamo fatto anche una diretta qualche tempo fa, proprio durante la nostra trasmissione, quindi abbiamo avuto modo anche di osservare, di visitare alcune stanze che abitualmente non sono aperte al pubblico. Insomma, veramente Verdi, abbiamo visto prima la splendida piazza di Busseto, e in questo momento vediamo anche lo splendido Teatro Verdi. Teatro Verdi nel quale si bisbiglia che lui non avesse mai messo piede. Non è vero, perché già questo teatro nacque ai tempi dei Marchesi Pallavicino, illuminata signoria di Busseto, nel quale lui, giovinetto, veniva coi filarmonici a dirigere le proprie composizioni che lui aveva già, giovinetto, fatto. Poi, dopo il restauro, lui non mise più piede, semplicemente perché, avendo litigato col mio collega sindaco dell'epoca, nessuno gli chiese perché gli fosse dedicato a suo nome il teatro senza chiedergli permesso. Ecco, addirittura, pensate, insomma, poi teatro, piazza, c'è il monumento, insomma, ovviamente Verdi a tutto tondo, sì, a Busseto. Sì, sono, diciamo, il condimento dei nostri piatti culturali, musicali. Il luogo è sempre un aspetto incredibile di quando si arriva. E adesso, allora, dicevamo l'apertura di questa manifestazione avvenuta qualche settimana fa con i Masnadieri, di cui possiamo vedere appunto alcune immagini. Io approfitto del direttore generale del Teatro Regio di Parma, appunto Anna Maria Meo, per tornare un po' su questo spettacolo che era già stato riproposto qualche tempo fa al Regio. Sì, infatti la produzione ha debuttato originariamente al Teatro Regio di Parma, e nel corso dell'edizione 2016 di Festival Verdi noi l'abbiamo ripresa, riadattata al palcoscenico del Teatro Verdi di Busseto, che, come tutti sappiamo, è un magnifico, piccolo, prezioso scrigno, ma che poi ha dimensioni che richiedono adattamenti, e quello che abbiamo fatto è stato cercare di mantenere il carattere originario e l'allestimento senza penalizzarlo, e rendendolo, diciamo, adatto ad essere accolto all'interno del palcoscenico del Teatro Regio, con interpreti giovani che sono stati selezionati al termine del concorso internazionale Voci Verdiane, e poi hanno seguito un percorso formativo che ha consentito loro di diventare interpreti di un'opera, lo ricordiamo, abbastanza difficile, quindi ardita, una scommessa ardita per dei giovani cantanti, e che ha avuto un grande successo. Quindi, per rendere un po' sensato questo sostanziale investimento che il Teatro Regio fa a Busseto per il Festival Verdi, abbiamo per il secondo anno consecutivo ripreso l'opera, proponendone un numero di repliche abbastanza significativo nella primavera. E approfitto per dire che anche quest'anno organizzeremo il concorso internazionale di Voci Verdiane, di cui è titolare il Comune di Busseto e il Teatro Regio invece fa la parte di direzione organizzativa, ed è un momento, ancora sono aperte le iscrizioni, è un momento fondamentale perché è quello che ci permette di selezionare i cantanti che poi interpreteranno nel corso della prossima edizione del Festival La Traviata, che sarà di nuovo ripresa nella primavera prossima. Questo per dire che questa collaborazione, intanto, tra il Comune di Busseto e il Teatro Regio è una collaborazione strutturata, e che cerchiamo di dare continuità a una azione culturale sul territorio di Busseto, tracciando e rendendo evidente un asse preziosissimo tra Parma e Busseto, col comune intento di celebrare Giuseppe Verdi nel miglior modo possibile. Bene, ci fa piacere questa collaborazione. Ricordiamo che adesso vedremo anche un altro brano tratto sempre dai Masnadieri, con la regia di Leo Muscato, diretta da Simon Krecic, e con l'orchestra dell'Opera Italiana, il coro del Teatro Regio di Parma, l'allestimento appunto del Teatro Regio, in collaborazione con il Comune di Busseto. E sappiamo, lo dico al direttore generale del Regio, quanto impegnativo sia allestire un'opera di questo tipo per i nostri teatri di tradizione, no?
Assolutamente sì, è impegnativa soprattutto se si vuole, come noi desideriamo, mantenere un livello qualitativo adeguato all'onere che abbiamo di celebrare Giuseppe Verdi, perché Giuseppe Verdi, chi si prende questa responsabilità, poi deve essere in grado di garantire anche un livello adeguato, no, in termini qualitativi. Beh certo, perché d'altra parte bisogna fare da una parte i conti e dall'altra però non si può risparmiare troppo perché scattano subito le critiche, quindi bisogna stare attenti alle scelte. Sarebbero critiche sensate e comunque, ripeto, non possiamo permettercelo, abbiamo un grande onore e un grande onere. Certo, torneremo comunque su questi aspetti tra poco. Intanto adesso io sentirei l'organizzatore Giancarlo Liuzzi, anche perché questa manifestazione non è solo proprio legata in maniera specifica, esclusivamente all'opera musicale, quindi all'opera di Verdi, ma è una manifestazione veramente a 360 gradi. Sì, diciamo che Giuseppe Verdi è ovviamente il genius loci di Busseto, lo sappiamo, ma sappiamo anche che il maestro aveva moltissimi interessi e segnò il suo tempo in quasi tutto quello che ancora oggi ritroviamo. Non esiste attività nei mercati, nella campagna, oltre che nella musica naturalmente, che non abbia visto il maestro Verdi impegnato in prima persona. Quando un turista italiano colto, interessato, curioso, ma voglio dire soprattutto straniero, viene in Italia, viene a Busseto, tra Parma e Busseto, ama ritrovare nelle nostre cose quotidiane i segni lasciati ancora dal maestro, e i segni ci sono praticamente ovunque. Le nostre feste musicali hanno certamente un cuore musicale, inevitabile questo, certamente nascono intorno all'opera verdiana, ma sono utili perché aiutano a raccontare un territorio, un luogo intriso di verdianità anche nelle altre cose. E quindi se il maestro è anche agricoltore, alcuni dicono che scriveva sui suoi campi come su uno spartito musicale, ecco che una manifestazione dedicata per esempio a questo aspetto ci sta, è apprezzata, va bene, e il pubblico italiano e non gradisce questo tipo di offerta più semplice, ecco. Diciamo che l'opera va vista nei teatri dai grandi colonnati, c'è poco da fare. Già l'opera dentro il teatro di Busseto ha una sua valenza proprio perché è in questo particolare scrigno. Se però vogliamo parlare di un territorio che da Busseto a Roncole, a Villa Verdi di Sant'Agata, racconta Verdi in tutte le sue possibili sfaccettature, ecco che una fiera, un incontro con le carrozze d'epoca, un incontro di appassionati di orto, sono molte le cose che possono, certo, che possono incuriosire. E infatti tra l'altro sul sito bussetolive.com potete trovare questo lungo elenco di eventi, di manifestazioni, almeno fino alla fine di luglio, se non leggo male, appunto. Ci sono certo concerti, c'è il concorso internazionale Voci Verdiane, come dicevamo, ma tante altre manifestazioni, sagre, e insomma si può veramente trovare un po' di tutto, anche perché questo sindaco territorio ricco, io leggevo su questo sito di tutti i prodotti tipici, le ricette della tradizione, i musei del cibo, allora il museo del pomodoro, il museo del parmigiano, il museo del prosciutto, il museo del salame di Felino, e qui sono solo musei, perché poi se entriamo appunto nei prodotti tipici, cappelletti, il culatello, la spallacotta, strolghino, torronata, torta fritta, vini, parmigiano reggiano, la spongata di Busseto, e poi le specialità, il risotto Verdi, e poi ancora cosa c'è? Cannelloni alla Rigoletto, insomma, solo la parte enogastronomica è infinita. Ma è la nostra tradizione che è lunghissima, si perde nella notte dei secoli, se parliamo di salumi già,
i tagli dei salumi che ci sono oggi, dalla spallacotta al prosciutto, agli insaccati, eccetera, avevano già conosciuti dall'antica Roma, in quanto passando da queste parti delle legioni, seconda guerra punica, trovarono già la spallacotta e il prosciutto già conservati. E quindi già lì si apre tutta un'altra storia. Assolutamente. Esatto. Però attenzione, non solo enogastronomia e non solo Verdi, perché poi ricordiamo anche la terra di Guareschi e poi il museo di Casa Barezzi, il museo Renata Tebaldi, che è anche questo splendido. Sì, Quindi insomma veramente c'è un territorio ricchissimo. Sì, si unisce quindi quello che è l'enogastronomia e la cultura, le ricette e la tradizione, tradizione che va indietro nei secoli. Addirittura in una piccola manifestazione riproporremo il pane di Busseto, si chiama Miseria perché una campana detta Miseria veniva suonata dai marchesi quando veniva distribuito il pane ai bisognosi, la campana della Miseria e il pane era Miseria. Riproporremo anche questa tradizione. Lì metteremo anche un bel la conferenza con Verdi Contadino, perché l'Accademia dei Georgofili di Piacenza ci pregerà dei suoi componenti. Conosciamo anche alcuni libri, uno in particolare che è stato scritto recentemente, sì, che appunto ricorda. E sono tutte le tradizioni dimenticate, i giovani devono sapere queste cose. Certo, indubbiamente. Tra l'altro si può dire che c'è un boom di stranieri, Luzzi? Sarebbe ingiusto, non c'è un boom di stranieri per le feste musicali. C'è un boom di stranieri per il Festival Verdi. Da quando il Festival Verdi si occupa in maniera continua, organizzata e di livello di produrre spettacoli a Busseto, i turisti, in particolare stranieri, vengono. I dati sono semplici, quasi il 96% degli spettatori delle opere verdiane a Busseto, durante il Festival Verdi in particolare, sono stranieri. Con le feste musicali però si tenta un'operazione forse ardita, ma quella di replicare in primavera il successo che è già invece evidente in ottobre. Se pensiamo che già nel 1913, nel primo centenario, Busseto e Parma si muovevano separatamente, è curioso, soprattutto per i turisti stranieri, vedere come invece in questo caso Busseto e Parma, cioè il suo teatro, lavorano insieme su un progetto che si può raccontare oggi per l'anno prossimo. E questo è bene sottolinearlo, perché insomma una volta tanto riusciamo a valorizzare il nostro territorio, anche se poi viene forse apprezzato più dagli stranieri che dagli italiani. Era un po' quello che intendevo dire, perché per esempio mi dicevano che a Villa Verdi in realtà sono più i turisti stranieri che quelli italiani da un certo punto di vista, no? Quindi insomma anche quello. E d'altra parte, quant'è nel mondo diffusa e apprezzata l'opera lirica italiana? Una recente inchiesta della quotidiano La Stampa che ho qui ci ricorda per esempio i 10 compositori d'opera più eseguiti nei teatri d'opera del mondo negli ultimi anni. Al primo posto Giuseppe Verdi. Sì, c'è un'altra simpatica, dice che ci sono 3 violette che muoiono al giorno. Sì, 3 traviate eseguite al giorno, certo. Comunque dopo Verdi c'è Mozart, poi Puccini, Rossini, Wagner, Donizetti, Bizet, Strauss, Tchaikovsky e l'altro Strauss, e quindi insomma voi capite. E un altro diciamo dato curioso: le 10 città al mondo con il maggior numero di rappresentazioni operistiche, nessuna italiana, beh insomma anche per le dimensioni. Comunque c'è Mosca, Vienna, Berlino, Londra, San Pietroburgo, Budapest, Praga, Amburgo, New York e Dresda. Quindi da quel punto di vista dobbiamo ancora lavorare, questo ci fa capire anche quanto sia apprezzata. L'altro dato: le 10 opere più rappresentate al mondo. Al primo posto Verdi con La Traviata, questo anche come dicevamo, poi c'è Bizet, Puccini, La Carmen, appunto La Bohème, Madame Butterfly, Tosca, e poi c'è ancora un Verdi che è Rigoletto al nono posto, quindi insomma veramente apprezzatissimo. Però io approfitto del direttore generale Meo della Reggio di Parma, anche perché qui ci sono altri dati, no? Costo lordo medio di un orchestrale, il più caro a Milano.
rispetto a Roma e a Napoli. No, ho visto che poi i sovrintendenti, i direttori generali devono fare anche i conti, ho capito poi la parte artistica, ma c'è anche purtroppo quella amministrativa. Assolutamente, assolutamente. E quindi insomma non è facile, no? Sì, non è facile perché la lirica, gli spettacoli lirici sono degli spettacoli costosi per definizione, perché impegnano, oltre agli artisti che noi vediamo sul palcoscenico, le cosiddette masse artistiche, quindi orchestra e coro che vengono impegnati per tutto il periodo precedente le prove, e i costi dei biglietti che vengono percepiti talvolta già abbastanza alti in realtà coprono una percentuale davvero minimale dei costi di allestimento, e il resto va reperito tra risorse pubbliche e private, ma resta il fatto che sono attività queste che non vanno considerate come costi per la comunità, ma piuttosto come investimento, perché poi restituiscono dei dividendi in termini culturali, dei quali sicuramente noi che siamo il paese dell'opera, no? Certo. Non possiamo fare a meno, e già i dati che lei citava prima ci raccontano che ci sono paesi che pur adottando modelli di business molto diversi mantengono ancora più viva la tradizione operistica di quanto oggi riusciamo a fare noi in termini di, diciamo, quantità di repliche, di orchestre finanziate dal pubblico e via dicendo. Eh beh, certo, insomma, comunque sicuramente dobbiamo capire anche, renderci conto di quanto sia apprezzato all'estero questo tipo di rappresentazione, e magari anche valorizzarlo un po' di più in Italia. Bene, direi che possiamo salutarci. Volevo ricordare anche che tra l'altro Busseto fa parte di una, come dire, delle bandiere arancioni, no? Un paese che ha ottenuto dal Touring Club la bandiera arancione, che anche questo è da sottolineare, perché significa che secondo il Touring Club sono state riconosciute alcune caratteristiche di grande ospitalità, diciamo così, no? Sì, sicuramente, guarda, la bellezza del luogo, la pulizia cittadina, l'accoglienza dei negozi che hanno sempre prodotti caratteristici, e sempre il desiderio innovativo dell'amministrazione stessa. Guardi, metteremo di nuovo delle nuovissime biciclette a noleggio, e poi arriverà anche un bellissimo omnibus a cavallo, due bei polacchi che porteranno a spasso a cavallo nei luoghi nostri. Hai capito? Così si fa per valorizzare le tante eccellenze del territorio. Dobbiamo salutarci, grazie al sindaco di Busseto Giancarlo Contini, grazie al direttore generale del Teatro Regio di Parma Anna Maria Ameo, e grazie all'organizzatore di questo progetto Giancarlo Liuzzi. Allora, fino alla fine di luglio, Verdi l'Italiano, feste musicali a Busseto. Grazie. Grazie. A questo punto proseguiamo, Nicoletta. Grazie Giovanni, ed eccomi qui con la nostra Cinzia. Ciao. Buongiorno, Cinzia, ciao. Fiora, con il suo studio Cinzia F di Corte dei Frati, che oggi è venuta a pettinarmi di nuovo. Ciao Cinzia, cosa mi fai oggi? Allora, oggi facciamo una cosa nuova. Facciamo vedere una pettinatura alla moda. Visto che mi stai facendo la riga di stiamo lato, cambiando il lato proprio per creare un ciuffo. Quindi sarà una pettinatura molto veloce, pratica da portare praticamente tutti i giorni. Aspetta che mi giro così per ogni occasione, anche perché la tu moda mi segui, vero? Sì, io ti seguo. La moda si sta evolvendo, e qua lo vediamo anche dagli abiti, quindi questa moda bohemien. Esatto. Quindi parlavamo delle trecce, e oggi vi faccio la treccia. No, la treccia è da una vita che la sogno, non l'ho ancora fatta da quando va di moda. Ecco, quindi anche perché si abbina proprio a questi abiti per la stagione primavera-estate, e sono veramente meravigliose, poi portabilissime, partendo da... Quindi l'ideale è avere questi abiti che si usano adesso, un po' abitoni lunghi, gonnelloni, esatto, molto estive, molto colorate, molto esatto. Poi per i capelli questi accessori, che può essere appunto la treccia, altrimenti tantissimi stilisti stanno facendo proprio degli accessori da aggiungere ai capelli. Ah, ok. Alcuni, quindi da applicare adesso, sì, esatto, da applicare, che potrebbero essere delle semplici mollette, semplici neanche tanto, tutte con strass, fiori, farfalle. Certo, i dettagli che provano a impreziosire. Proprio da applicare al posto di questa treccia.
dove io sto facendo adesso, proprio per spostare il lato dei capelli. Adesso Ecco, brava, non te l'ho passato. Voglio vedere, bella. Questa treccia, semplicissima. Poi addirittura, sono fresca di Accademia, hanno presentato, ed è bellissimo, questi dread di lana. Dread, tante mamme li conoscono. Come i rasta, insomma. I famosi rasta, però di lana, colorati, da aggiungere a queste trecce. Ovviamente da aggiungere su capelli lunghissimi e magari giocare con i colori degli abiti. Ecco, magari non li mettiamo quando veniamo al lavoro. Ecco, magari non per il lavoro, però una serata in spiaggia, una festa. Adesso cominceranno le serate estive, forse. Se la stagione ce lo permetterà. Sì. Queste serate in piscina, così. E sono acconciature molto simpatiche da portare. Quindi tu stai facendo una treccia che rimarrà attaccata alla testa? Esatto, resterà attaccata alla testa e la fermiamo con un semplice elastichino che mi sono già preparata, oggi sono organizzata meglio con le tasche. Beh, piano piano, vedici. Mi organizzo. Si scoprono tutti i trucchi. Mi organizzo. Ecco, qui facciamo questo elastichino, quindi questa treccia sparirà. Poi vi porterò, adesso appena riesco a organizzarmi, anche delle ragazze con i capelli lunghissimi. Wow. Per farvi vedere che cosa si può fare con le trecce. Adesso la lasciamo in questo modo, okay. Non la tocchiamo più. Ok, adesso passi a questa parte qui di capelli. Quindi. Esatto. Quindi mi rigiro, Francesco. Ti rigiri. Così. Adesso vi faccio vedere a fare un ciuffo. Bellissimo da fare anche a casa. Aspetta, stai lavorando da questa parte della treccia? Sì, sì, ma va benissimo per me, perché così riuscite a vedere anche voi. Un attimo. Mi piace questa cosa del giovedì che la mia Cinzia mi pentina. Una cosa importantissima che stavo dimenticando è la protezione. Con le piastre sempre, esatto, vero? Dei capelli. Così non si rovinano, a parte che... Non si rovinano, ma soprattutto il capello non percepisce il calore della piastra. Questo è veramente, veramente importante. Ora la mia styler è pronta. Facciamo questo semplice passaggio. E stiamo lavorando il ciuffo dalla parte opposta. Quindi lo giri in su. Ok. Esatto, perché poi il ciuffo andrà dall'altra parte. Adesso lo stiamo facendo di qui, quindi si lavora contro radice, ma è una cosa sinceramente che si può fare anche a casa. Beh, io mi ci vedo già davanti allo specchio che faccio della confusione destra, sinistra, ciuffo. Sì, si lavora contro radice praticamente proprio per dare i volumi. Perché poi quando sei allo specchio è un... Sì, è difficile perché capire da che parte stai andando. Esatto, però poi si impara. Questo ciuffo che cosa andrà a creare, quindi? Un movimento molto, molto naturale. Perché oggi vi avevo già presentato appunto delle teste con le onde mosse. Questo sarà un pochino più sciccosino. Mi toccherà trovare una festa dove andare questa sera. Esatto. Magari stasera mi faccio un paio d'onde anch'io. Esatto. Organizziamo una festa, non so, a casa. Dobbiamo sfruttare questa acconciatura super stilosa. Invece stasera magari finirà con la minestrina, come al solito. Esatto. Come un banalissimo giovedì sera, davanti alla televisione, mezzi addormentati, vero? Esatto. Voilà. Vedete, è un movimento lento, però non bisogna avere fretta, proprio perché altrimenti non si riesce a dare... Questa è una piastra con la base bella questa larga. Questa è molto grande, infatti non ve l'avevo ancora presentata, perché non ci sono solo i ricci o le onde, ma ci sono anche questi movimenti molto morbidi. Questa quindi serve per fare questo tipo di... lucida bene i capelli, quindi non c'è bisogno di fare una piega con la spazzola prima, anche perché
La cuticola viene, viene sigillata, diciamo, con la piastra, quindi il capello risulterà lucido, setoso e con questo leggero movimento. Voilà. E voilà. Quanti... comunque sempre movimenti molto veloci. Senti, ma questo tipo di acconciatura quindi può andare bene per una serata? Per una serata, ma anche tranquillamente di giorno. Tranquillamente di giorno, perché la moda comunque ci permette un po' di divertirci non solo con gli abiti ma anche con i capelli. Senti, ma queste trecce invece attaccate alla testa però non si riescono a fare da sole, bisogna farsene fare. Qualcuno vedo che riesce, sono sincera, qualcuno riesce. Devo insegnare a mio marito a farmi la treccia. Esatto. Oggi la mattina prima di andare a lavorare, aspetta che mi giro. Ci giriamo di lì, vai. Così potete vedere a favore il di movimento. Camera. Ce la fai tu col filo? Io sì, riesco a fare. Perché ovviamente... magari la treccia, quella insomma semplice, magari laterale, è più facile da fare bassa, ma se poi è attaccata alla testa bisogna essere sì, un però po'... fate in questo... Vabbè, una persona può anche decidere di mettere delle mollette colorate, colorate, come dicevo prima, queste barrette così che fanno un po' anche intrecciate tra di loro. Noi facciamo la treccia per non mettere mollette. Esatto. Però l'alternativa poi sono questi accessori. Sì, 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 sì. Quindi portando sempre i capelli spostati su un lato e poi questi ciuffoni a onde o ricci naturali. Adesso poi viene la stagione dove si possono portare anche i capelli, chi ha la fortuna di avere i capelli ricci, anche naturali, magari lucidati con delle pomate. Sono comunque movimenti sempre molto semplici. Le ricce vogliono i capelli lisci, quelle che hanno i capelli lisci vogliono il capello mosso. Mai contente queste donne, però altrimenti per noi parrucchieri sarebbe molto triste se non fosse così. Mi si vedono i capelli bianchi, Cinzia. Troveremo anche la soluzione, magari faremo qualcosa in salone in modo che vi faremo vedere anche a fare i colori. Sto invecchiando, ragazzi, sto invecchiando. Invecchio qua a Cremona 1, vedi? Invecchio. Abbiamo scelto solamente il lato sbagliato, perché vi assicuro che è solo lì. Dici? E riprendiamo un attimo. Devo arrendermi al colore. Ascoltami, adesso quindi stai finendo gli ultimi ciuffi, giusto? Esatto, noi adesso abbiamo finito gli ultimi ciuffi. Sì, dove mi giro? Ti giri verso la telecamera, così. Sì. Adesso noi abbiamo questo ciuffo su questo lato, lo spostiamo di là. Sì. Adesso facciamo, prima di pettinare, facciamo un lavoro con la treccia. Sì. Che è quello di andare ad allargarla. In maniera molto... molto delicata, ma per andare proprio a riempire. Ok. Che stai creando lo spazio per inserire poi... No, in questo caso viene proprio desturizzata la treccia, in modo che va proprio a prendere spazio e dà l'impressione di essere un treccione, quindi anche chi ha i capelli fini, sottili, certo, riesce ad avere questi effetti di trecce grandi e sono carinissime, perché tutto va un po' spettinato comunque. Sì, esatto, quello spettinato studiato però. Tutto va un po' spettinato, sì. Adesso mettiamo questo prodotto che serve per andare a rimpolpare il capello, anche se sinceramente qua non ne abbiamo molto bisogno. Capelli però ce ne sono, qualcuno vi bianco. Vi assicuro che sono prodotti profumatissimi. Sì, guarda, una nuvola. È bellissimo anche sentire il capello così profumato, quando ci si muove. Ecco, e adesso quindi andiamo a pettinare questo ciuffo che noi abbiamo fatto al contrario. In questo pettine. Quindi avrò questa parte mossa praticamente, giusto? Esatto, così. Molto Hollywood. E avete visto che con dei semplici movimenti, voilà, ovviamente è bene pettinarle, più si pettinano e più assumono la forma che... Vi assicuro che più si pettinano, più i capelli diventano belli e non c'è il rischio che... Quindi adesso ci serve un abito da sera, giusto? Esatto. Vediamo se riusciamo a trovarlo qui in studio. Quindi questa
Bellissimo. Sempre, siamo sempre alla moda, però abbiamo creato questo effetto. Sì, è molto, molto romantico, grintoso, molto Hollywood, però abbiamo questo accessorio, la treccia. Esatto, che gli dà quel particolare in più. Sul capello scuro purtroppo si vede poco. Si vede di più su un capello con del balayage, con dei colori. E la va a rendere un po' rock. Quindi non è più quella cosa, quella pettinatura noiosa da... Così, troppo classicona, troppo ecco. Classicona, ma l'andiamo a rendere spiritosa proprio con questa treccia. Poi se Nicoletta dovesse uscire stasera con un abito elegante, basterebbe aggiungere qualche accessorio luccicante in questa zona e lei sarebbe perfetta. Sono pronta per la serata. Molto bello, perché è una testa da portare di giorno, aggiungendo solamente un piccolo accessorio. Fantastico. Diventa un'acconciatura da sera. In questa nuvola di lacca, di profumi, lacche, lucidanti, eccetera, ringrazio la nostra Cinzia per l'acconciatura di oggi, bellissima, ecco, come spero sempre. Spero che vi piaccia. Molto. A me è molto, veramente anche molto a casa. Femminile, anche perché poi io adoro vedere le teste, poi Nicoletta è stupenda, quindi con queste teste basta, femminili. Basta, complimenti, basta. Sì, è meravigliose. Grazie, grazie Cinzia, grazie, grazie mille, ci vediamo giovedì prossimo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. Grazie mille, buona giornata. E chiudiamo la nostra puntata con la nostra Monica Mangiarotti, che ci ha portato il suo uncinetto. Ciao Monica. Ciao Nicoletta, buongiorno. Hai visto che pettinatura sciccosa che mi ha fatto Cinzia? Molto, molto bella, sì, molto Hollywood. Molto Hollywood, molto Hollywood. Molto peccato naturale, che sia cremona. Allora, che cosa ci hai portato oggi? Allora, oggi... indossi una bellissima collana con delle roselline. Sì, esatto, infatti ho portato questa collana perché volevo... un po' insegnarvi, a farvi vedere come si realizzano queste roselline che non servono solo per la collana, ma possono essere utilizzate anche per non so, guarnizione, per esempio per copertine per neonate, oppure anche guarnire cornici in legno, semplici, banalissime cornici magari che dicono poco, metti qualche rosellina qua e là e danno quel tocco, e danno un tocco in più. Quindi ecco, facile, facile, no, facile, io dico sempre facile, infatti sì, esatto, le mie clienti mi prendono in giro, per te è tutto facile, ma sì, esatto, questo è veramente facile, tutto un gioco, praticamente una striscetta appunto di catenelle e punti alti, in questo caso appunto per farle così piccoline, quindi partiamo con le nostre catenelle, ne facciamo 11. E hai un ferro, cioè un uncinetto molto piccolino. Sì. Sono le misure degli uncinetti. Esatto, 8, 9. Scusa, sì, allora non è conto. Sì, ci sono, sì, questa è una misura, diciamo, è una delle tra le più usate, un 3, quindi non è piccolissimo. Poi a seconda appunto del filato. L'effetto che volevo appunto ottenere per la collana era quello della rosellina piccola. Volendo si possono realizzare quindi con un uncinetto un po' più grosso e un filato un po' più tipo un pochino più grande, e diventano più grandi anche facendo qualche catenella in più, perché poi si possono, vedere la catenella? Eccola si qua. Possono fare anche dei multipli, quindi fare qualche catenella in più e si ha anche la rosellina un po' più grande. Ok, quindi allora abbiamo fatto 11 catenelle, le ultime due contano già come primo punto alto. Ok. Quindi poi farò nella stessa maglia, diciamo, di base delle ultime due catenelle, un altro punto sempre alto. Uno e uno, due. Voilà. Praticamente dopo questi due punti alti, scusate, poi ne faccio un altro punto nella catenella a fianco. Finito questo gruppo di punti alti, faccio semplicemente due catenelle. Me le vado a chiudere con una maglia bassissima nella catenella seguente, quindi maglia bassissima, così ne faccio altre due e proseguo sempre con due maglie alte e una, due nelle due maglie, nelle due catenelle successive, appunto di nuovo due catenelle, una maglia bassissima nella catenella seguente, quindi proprio qua.
Che piano piano si arriccia. Piano piano no, dopo la arricciamo. Io ora devo creare una striscia, quindi okay. Una striscetta dritta. La chiudi alla fine? La chiudo alla fine, quindi altre due maglie alte, una e due. Mm-hmm. E adesso siamo arrivati alla ultima serie di due catenelle, quindi faremo solamente due e basta. E mi vado a chiudere nell'ultima catenella, quindi sempre con la maglia bassissima. Ora, fatto questo, praticamente fatta questa striscetta qua, io abbandono un attimo questa parte, arrotolo su se stessa la, la striscia. Quindi faccio questo lavoro. E poi la vai a chiudere. Esatto, vado a riprendermi il punto che ho lasciato là in sospeso, l'anellino che ho lasciato là in sospeso, passo attraverso... Devo bucare, esatto, praticamente, esatto. Un po', attraverso la striscia arrotolata, estraggo il mio filettino e, voilà, e chiudo con la maglia la bassissima. E ho ma la mia rosellina, il mio bella, bocciolino. Bella, 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 mi piace. Ecco qua. E questa ci può essere utile per un sacco di cose. Questo guarda esatto. Che cosa ci ha guardato qua. Poi, anche Monica. Sì. Le mini moni, le mini moni le chiama esatto. Lei. Eccole qua, guardate, wow. E sono, lei, tu hai fatto dei portachiavi. Allora, sì, si possono utilizzare o come portachiavi oppure come ciondolo per abbellire una borsa. Esatto. Oppure anche in un armadio come profuma biancheria, perché hanno ecco. Un'imbottitura sintetica all'interno che si può... praticamente bagnare con un po' di essenza della profumazione preferita e si mettono anche nell'armadio appese a un appendiabiti. Carinissime, molto buffe, fatte con le sì, questo è feltro. Adesso tra l'altro appunto ho creato anche un reparto feltro, tessuti, cotonine, bottoni. E quindi ci stiamo un po' sbizzarrendo a creare anche degli oggetti. Sono in, molto simpatiche. In tessuto. Molto, molto simpatiche, molto carine. Davvero sono anche un bel regalino se uno poi vuole mettersi lì e pensare esatto, ai regalini di adesso, Natale. Le avevo pensate un po' anche per la festa della mamma, volendo anche per una cosa semplice esatto, e carina per esatto. La festa della mamma imminente. Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea. Brava, brava la nostra Monica che ti dà grazie. Sempre un sacco di idee e ci porta sempre un sacco di cose carine. Oh, la festa della mamma, deve buongiorno. Essere effettivamente... Buongiorno, è una bella idea ti ricordavi cosa. Che c'è la festa domenica, della mamma? Assolutamente, domenica, assolutamente, perché coincide anche con un compleanno, insomma. Quindi non puoi sbagliare. Dobbiamo impegnarci tutti quanti, non dimentichiamocelo effettivamente. Grazie, grazie a Monica grazie per essere stata voi. Con noi, grazie a voi che ci avete seguito. Da casa come sempre, ci vediamo domani, ore 12, ultimo giorno della settimana. Vi aspettiamo, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.